citando alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Tra i migliori centravanti degli anni 80 e 90 dell'XX secolo, rientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club. Unico tra gli attaccanti, vincitore di numerosi trofei in campo nazionale e internazionale, è stato capocannoniere dell'Europeo Under 21 1986, della Coppa Italia 1988-1989 in cui ha stabilito, con 13 reti, il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione del torneo, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991. Il tecnico marchigiano, come ha spiegato a pochi giorni di distanza dalle sue dimissioni, ha rivelato che non si sentiva più sereno nel ricoprire l'incarico di commissario tecnico degli Azzurri parlando di vicende legate al rapporto con il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina. Nel mentre, però, era arrivata anche un'altra dichiarazione, piuttosto forte a dire il vero, da parte della persona che meglio conosce Roberto, la madre Marianna. Sono rimasta sorpresa anche io, ha ammesso la genitrice in un'intervista al quotidiano nazionale. Roberto ha un cuore grande, ha aggiunto. Non ha mai superato la morte di Gianluca, era legatissimo a lui. Insomma, parole che spezzano il cuore e che raccontano di una bellissima amicizia finita forse troppo presto.